Pedro Capò, featuring Farruko, New Hit su RTL 102.5, 36 minuti dopo le 8 del mattino. Buona giornata da Legrenzi, Giuliani e Diaco. Ci fa molto piacere, è tornato l'ottimista. Buongiorno a Degno Doris. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e ascoltatori. Eccoci qui, signor Doris. Allora, lei che è l'ottimista per definizione, no? Ne ha fatto, adesso noi scherziamo, ironizziamo, ma ne ha fatto una delle colonne della sua incredibile avventura imprenditoriale. Attenzione, mica lo dice solo Ennio Doris, lo dice anche una delle più grandi banche americane. L'ottimismo non solo profuma la vita, ma ci fa diventare, virgolette, più ricchi. È così? È proprio così, è una banca che ha 150 anni americana, Frost Bank, ha lanciato una campagna online e attraverso i social a favore dell'ottimismo, campagna che ha fatto parlare negli Stati Uniti. Perché? Perché è partita da uno studio, da una ricerca fatta sempre negli Stati Uniti su gli ottimisti e i pessimisti, e vedendo i diversi comportamenti e il diverso approccio nell'affrontare tutta una serie di decisioni, soprattutto quelle che riguardano il risparmio e gli investimenti. E ne è venuto fuori che gli ottimisti, grazie a questo atteggiamento, riescono a prendere decisioni un po' più accurate, ad approfittare un po' di più delle situazioni, per cui il loro benessere rispetto agli altri, e mi dice, proprio hanno fatto un collegamento quasi matematico sull'incremento che questo delle porta. Senta Doris, ma lei qualche indicazione su quali sono questi comportamenti ottimisti? Ce l'ha? Ma guardi, le do un altro dato, glielo faccio dare da Warren Buffett, che è l'oracolo di Omaha, è uno degli uomini più ricchi in mondo, un uomo che ha un patrimonio personale di almeno 70 miliardi di dollari, ma non ha creato una Apple, una Amazon, proprio con gli investimenti. Allora, un giornalista sempre americano, Michael Trott, ha esaminato le relazioni annuali degli ultimi 40 anni che Warren Buffett ha mandato ai propri sottoscrittori clienti. Ebbene, è venuto fuori che solo in 5 casi ha dipinto scenari negativi su 40, ma non solo in 5 casi, ma l'enfasi che ha sempre messo sui scenari positivi e sugli aspetti positivi è sempre stata molto molto più alta, e questo si dice non è il solo, ma è uno dei motivi per i risultati che Warren Buffett ha raggiunto. Perché? Perché l'ottimismo di fondo, il dirsi dopo la notte arriva il giorno, cioè dopo la crisi poi c'è l'inversione di tendenza, fa sì che si guarda ai periodi di crisi con maggiore, come si dice, obiettività, riuscendo a cogliere poi i cambiamenti che porteranno ai momenti positivi e di ripresa. Mi permetta, Doris, l'ha dimostrato. Mi permetta Doris, però molte persone, a dispetto di ogni invito all'ottimismo, magari ascoltando la radio, dicono io non riesco a arrivare a fine mese, non ho il lavoro, ho un sacco di contraddizioni che non mi permettono di avere una qualità della vita che mi regali, diciamo, una dose di ottimismo, diciamo, necessaria, no? Ad ognuno di noi. Cosa si sente di dire a chi diffida, diciamo, di questo suo invito? Io dico di combattere contro questi pensieri negativi. Certo, quando si è di fronte a chi non riesce ad arrivare a fine mese, io faccio un passo indietro, perché è una situazione veramente difficile da affrontare. Ma il pessimismo non aiuta a trovare la soluzione, proprio non aiuta, perché la mente umana produce idee solo se si è ottimisti. Il pessimista non produce idee, perché il pessimismo è legato alla paura, e la paura funziona sempre nello stesso identico modo da quando l'essere umano è arrivato su questo pianeta 50.000 o 100.000 anni fa. La paura suggerisce star fermi o scappare. Solo se c'è dentro la testa un pensiero che le cose possono cambiare, allora la testa si mette a creare idee, iniziative per uscire dalla situazione. Cioè, noi usiamo il nostro cervello solo se siamo ottimisti, ed è indispensabile usarlo per uscire dalle situazioni più difficili. È proprio conveniente, quindi bisogna cancellare i pensieri
che ti dicono negativi. Non c'è niente da fare. Negativi. Così parlò Ennio Doris. Grazie e alla prossima settimana. Un abbraccio. Grazie a tutti voi, una buona settimana a tutti.